Festa, quale futuro per la festa? Voce alla città. Questa iniziativa avrebbe dovuto essere stasera presso la Chiesa dei Santi Apostoli. Una circostanza spiacevole ci ha visto poi rinnegare, dopo una prima autorizzazione, la nostra richiesta, che aveva semplicemente la finalità di dare voce alla città. Ma chi è? Devo dire che dopo una piacevole apertura che abbiamo avuto, riscontrato da parte del sindaco, il quale si è reso disponibile, abbiamo ricevuto un diniego, dopo una prima autorizzazione, un diniego da parte del vicario generale, muovendo a pretesto mille motivazioni, che l'evento fosse stato promosso da un'associazione piuttosto che l'evento non fosse istituzionale, insomma tante motivazioni assurde, considerato che è una iniziativa che tende a raccogliere tante riflessioni e proposte che possano venire direttamente dalla comunità e che noi vogliamo tradurre in un documento da sottoporre sia all'amministrazione e quindi alla fondazione. Ma è una cosa inspiegabile che un monumento, un luogo come la Chiesa dei Santi Apostoli di proprietà comunale possa essere denegata ad un gruppo, oltretutto una parte delle istituzioni. Vi ricordo che la Chiesa dei Santi Apostoli è di proprietà comunale ed è stata firmata, controfirmata qualche mese fa, in sordina anche una convenzione con la Curia. Ma nell'articolo 3 di questa convenzione si dice che il presente atto ha come scopo per entrambe le parti di rendere pienamente fruibile la Chiesa alla comunità nolana, senza escludere la possibilità di ospitare in essa eventi e manifestazioni culturali consoni all'indole sacra dell'edificio nel rispetto delle esigenze e delle attività che si svolgono, previa nulla osta del Comune. Ora, una iniziativa come questa, un'iniziativa che dà voce alla città, che vuole raccogliere le riflessioni, le proposte, le testimonianze dei nostri cittadini, oltretutto con un oggetto che ha un contenuto religioso come la festa dei Gigli, per quale motivo deve essere diniegato? È una cosa inspiegabile sulla quale bisogna fare chiarezza e non è possibile che un luogo come la Chiesa dei Santi Apostoli, che è di proprietà del Comune di Nola e quindi la comunità ha la necessità, come ha sempre fatto, di esprimere, di rappresentare la parte creativa, la parte di dialogo, di confronto in un luogo come quello, venga respinto dalla Curia. È una cosa assolutamente inspiegabile, inaccettabile. E quindi che si doveva discutere? Di l'oggetto del... insomma, tanti cittadini si sono lamentati dell'andamento della festa di quest'anno. Allora ci siamo detti, perché non raccogliere delle proposte? Perché non confrontarci tra di noi e cercare di individuare una possibile sintesi da poter proporre? Questo era in maniera ordinata, in maniera assolutamente rispettosa del luogo sacro, poter avere un confronto. Oltretutto noi non abbiamo nessuna prevenzione nei confronti dei nostri cittadini. Pensiamo che tutti siano ordinati, tutti siano corretti e soprattutto conformi rispetto a determinati atteggiamenti. Veramente una cosa che ci lascia senza parole. Questa è la Chiesa dei Santi Apostoli. Oggi c'è stato anche un mercato. Voglio ricordare anche che l'evento quindi si è spostato qui a Spazio Amira grazie all'avvocato Raffaele Avella, che ci ha ospitato qui a pochi passi dalla Chiesa dei Santi Apostoli. Siamo di fronte. Siamo praticamente di fronte. Veniamo alle cose spicciole, anche importanti, certo. Del mercato di luglio. Sì, insomma, Piazza d'Armi avrebbe dovuto avere inizio, i lavori in Piazza d'Armi avrebbero dovuto avere inizio il 1 luglio, però oggi è 5 luglio, la prima pietra non è stata messa e non verrà messa per il prossimo periodo, perché è stato elaborato un progetto integrato, quindi è stata affidata la gara ad un'impresa che si dovrà occupare anche del progetto esecutivo, che non è stato ancora redatto, per cui occorre aspettare i tempi dell'approvazione. Quindi il progetto esecutivo non c'è.
Ad oggi c'è solo un progetto di fattibilità tecnico-economica e quindi che è stato sì concertato con la soprintendenza, ma non c'è un progetto esecutivo. Oltretutto invito anche a riflettere su questo progetto di Piazza d'Armi. Noi abbiamo 3 milioni e 8 su Piazza d'Armi che riguardano solo un lotto e Piazza d'Armi è stata divisa in 3 lotti. Il secondo e il terzo lotto non sappiamo quando verranno finanziati e se verranno finanziati. Ma intanto dovremmo liberare la piazza da parcheggi, dal mercato e dalle attività multiservizio che ivi si svolgono. Ricordiamo che per il nostro centro storico, per la nostra città, abbiamo bisogno di parcheggi, Raffaele. Sì, noi non abbiamo parcheggi. Quell'area lì poteva essere un grande potenziale per risolvere il problema oramai decennale, pluridecennale che abbiamo dei parcheggi. È la pulizia fatta dall'assessore all'ambiente, era una pulizia o no? Sì, ma sì. Le condizioni della piazza restano ancora molto precarie, ma bisogna fare un ragionamento serio sul progetto, un progetto che non è stato condiviso con la comunità. Noi abbiamo provato ad aprire con un convegno che abbiamo promosso a dicembre scorso su Piazza d'Armi. E si parla anche del campo sportivo? Abbiamo parlato anche del campo sportivo, sul quale durante la campagna elettorale si sono fatte tante promesse. Il campo sportivo da ricostruirsi com'era e dov'era, ma non verrà più ricostruito il campo sportivo lì. Quindi non c'è speranza più per il Museo della Cartapesta? Non c'è speranza per il campo sportivo, c'è la struttura del Museo della Cartapesta che è un'altra struttura necessaria sulla quale, ahimè, purtroppo si chiude una vicenda triste, ma io non so che prospettive, che orizzonti si aprano su Piazza d'Armi. Questo è un po' il tema centrale. Noi iniziamo questi lavori, ma per farci che cosa a Piazza d'Armi? Per fare un giardinetto per la caserma Principe Amedeo che cade a pezzi. E le nostre esigenze, le esigenze della città, le esigenze della comunità rispetto alla piazza, rispetto ai parcheggi, rispetto al mercato, rispetto a tutte le altre funzioni che svolge la piazza. Oggi hanno risistemato le giostre lì, in quella parte di Piazza d'Armi di proprietà comunale. Prima le hanno smantellate da una parte, adesso le hanno riposizionate dall'altra parte e tutti quelli che avevano i chioschi che hanno insomma subito le ordinanze e quindi anche le demolizioni lungo il perimetro di Piazza d'Armi hanno liberato la piazza, ma con quali prospettive per quello spazio, per quell'area urbana? Ad oggi non ne sappiamo ancora nulla, quindi siamo in dubbio rispetto a... Quindi i due problemi di stasera, Festa dei Gigli e Piazza d'Armi? Festa dei Gigli e Piazza d'Armi restano due temi fondamentali, ma sui quali ci sono ancora tante perplessità, tanti dubbi e tanto lavoro da fare. E i dirigenti vanno via? I dirigenti sì, da poco la dirigente architetto Rosa Pascarella ha lasciato per il comune di Napoli la dirigenza dell'ufficio urbanistico, è subentrato il dirigente D'Angelo, quindi bisogna ricominciare da capo. Sugli assessori ci sono state le recenti revoche dell'assessore alla cultura, dell'assessore alle politiche sociali e del vice sindaco, e bisognerà iniziare da capo anche lì. Ci sa anche probabilmente qualche altra probabilmente ci sarà qualche altra novità. Insomma, è passato un anno, ma siamo ancora a pensare alle posizioni politiche piuttosto che a pensare a quelli che sono i veri problemi della città.